In che modo lo smart working ha influito sulla tua vita? Lo smart working mi ha aiutato specialmente nella vita privata, con la famiglia, permesso di condividere la vita privata familiare con la vita lavorativa, migliorando la qualità di entrambi. Quali sono stati gli obiettivi raggiunti dalla FIM nell'ultimo mandato e cosa avete in programma per il futuro? La FIM in questo ultimo mandato ha raggiunto un importante obiettivo per migliorare la qualità della vita di tutti noi, che è l'accordo sullo smart working. Questo è solo l'inizio, perché abbiamo in mente altri miglioramenti, quale l'aggiunta di un giorno in più ai lavoratori che appunto sono maggiori di 58 anni e anche l'accumulo di giorni in più di smart working durante le settimane. Questo è solo l'inizio. Votate FIM! Quali vantaggi sono stati ottenuti con l'introduzione della nuova turnazione a 14 turni? Buongiorno, parlo di un capitolo molto importante per ST qui ad Agrate. E vorrei parlare del 14esimo turno, il nuovo 14esimo turno, che è partito con un po' di polemiche, ma poi alla fine questa turnazione permette di stare a casa a parità di salario ben 26 giorni in più l'anno. Penso che sia una grande conquista. Penso che sia qualcosa di impensabile in altre realtà, lavorare 26 giorni, che con il 21esimo turno significa stare a casa un mese e mezzo netto in più l'anno e avere lo stesso stipendio. Penso che questa RSU ha portato a casa veramente un ottimo risultato su questo lato qua. Poi anche su altre cose, ma questo qua per le persone in reparto è una conquista secondo me eccezionale. Saluto tutti, votate FIM, penso che abbiamo fatto un buon lavoro durante questi 2 anni e mezzo di mandato. In quali altri modi la FIM pone interesse al benessere dei lavoratori? La FIM ha a cuore il benessere dei lavoratori e questo benessere passa anche dalla qualità del tragitto casa-lavoro. Il potenziamento delle linee di navetta aiuta i lavoratori a stressarsi di meno, ci guadagna l'ambiente e ci guadagna spesso anche il lavoratore, quindi è un win-win per tutti, anche per l'azienda, e come FIM abbiamo a cuore il benessere di tutti. Vota la lista FIM! Come potrebbero essere migliorati i parcheggi aziendali per favorire sia i lavoratori che l'ambiente? Io vorrei dare il mio contributo per il miglioramento dei parcheggi. Li ho sempre immaginati con una copertura di pannelli fotovoltaici, che sarebbero un vero sollievo per noi autisti nelle giornate sempre più frequenti di caldo torrido. Darebbero decoro ai parcheggi e sarebbero un vantaggio anche per l'azienda, perché così beneficerebbe della produzione di energia pulita e darebbe un importante segnale di impegno per la sostenibilità. Vota FIM! In che modo si possono affrontare i momenti di difficoltà dei lavoratori? Trovare soluzioni creative, trovare delle soluzioni con l'azienda per ridurre l'orario nei momenti di difficoltà dei lavoratori e anche agevolare il part-time laddove necessario e soprattutto anche il rientro dal part-time. Ho aderito alla CISL perché ho visto dei colleghi che mi hanno aiutato me, hanno aiutato anche gli altri e questo fa il bene di tutta la comunità. Vota FIM!